nonostante le ferite, riuscì da solo a risalire il costone. Aveva un profondo taglio alla testa e tutto il corpo coperto di sangue. Una brutta infezione sopraggiunta in seguito per alcuni giorni lo portò tra la vita e la morte. Furono momenti di intense preghiere e suppliche alla nostra Madonna. Alla fine Salvatore si salvò. Oggi, nel punto esatto in cui tutto questo avvenne, c'è un'edicola con la bellissima immagine della nostra Madonna. Magò che Madonna sotto manda la Madonna. Magò che m'addormisce sotto manda il Gesù Cristo. A Madonna mia mamma, o Signore mio padre, e santo mi sopparendo, e stanotte non morire la ora e niente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Spazio a creatura, gli d'aiuto. Ma io per fare questa cosa, ci mette più in danno. Eravamo tre noi, o Brigante, Giubotiel e io, ovvero Paolo, Barba e Salvatore Mandara. Io un anziano, come si dice qua, papà Satana, facendo mattina, tenendo un cuore che ne è suono e a capo di fantasia. Il danno ci mancava di fare una cosa importante, una cosa proprio propositata. Volevano salvare l'Africa. Con un pozzia, la somma voi mi dite, Enzo, l'Africa è un po' più grossa di così là. E infatti ne facciamo due. Com'è che ci riuscimmo? Decidimmo di organizzare un campionato e lo facemmo al campetto che sta alla sinistra della chiesa delle Grazie a Montepertuccio. Già giocavamo, però c'era bisogno praticamente di fare la recinzione, di fare le porte, di questo insomma, se ne occupò il fabbro, eccetera. Però per la recinzione ci occupavamo noi. E lo schema era più o meno questo, una scala, io e Paolilla abbracciati sulla scala e Salvatore a coppa a noi che camazzetta a mano infilava questi pali nel terreno, a volte li saldava e la dovevo fuoco e altre volte li tagliava e manca i cani, quel flex gli sarebbe caduto di mano, cioè si passata sulla schiena, minimo minimo erano 100 punti e non ce ne mancano sudizi di vendere. Comunque alla fine il campo era pronto, organizzammo questo campionato con grande gioia, addirittura ci avevamo inventato un terzo tempo, dopo i classici 60 minuti l'arbitro fischiava ma la partita continuava per altri 5 minuti e in campo entrava il giocatore meno abile di quella squadra che riusciva a realizzare 4-5 gol, quei gol andavano messi in classifica, quindi anche l'ultimo faceva parte dei primi. Ma il campionato andò benissimo. C'era coinvolto tutto il paese, giovani, anziani, di tutto di più, veramente fu un successo. E Montepertuccio ci teneva così, gli andai male. Però arrivarono le ultime partite. E in una di queste, un ragazzo, non mi ricordo onestamente, se era per un contrasto, se scivolò, insomma, cadde con la testa a terra. Venne portato dal dottore all'ospedale. Sul momento non ci rendemmo neanche conto. Il giorno dopo cominciano ad arrivare brutte notizie da Sorrento. La situazione era molto grave. E noi che stavamo nelle stelle finimmo nell'estate. E perché hanno organizzato a forza un campionato, non potevano fare un'assicurazione e su questo io non ho ragione. Non vi dico, eravamo sconfortati. Passarono altri paio di giorni e le notizie peggioravano. Arrivai a Montepertuccio sconsolati. Salvatore già non parlava, stava in un angolo, mi guardava, muto. Paolo, più sensibile di noi, stava là alla prossima tre anni. In quel momento mi sono sentito veramente tradito, deluso. È una cosa che per me non è inconcepibile. Ma mi piace, mi scrollo. Parto, vado in Dacchis. Meno male che la porta era aperta, se non l'avessi sbattuta, ma l'avrei fatta l'entrata. Avrò messo il lacito, ma io non lo so. Tu stai a capocino. Non ci potevi mettere una mano. Lo sai con quale spirito l'abbiamo fatto, no? Con manietti, insomma, proprio deluso. Me ne andai via dalla chiesa completamente arrabbiato. Passarono altri giorni, le notizie erano sempre più gravi, finché
passata una settimana, arriva una notizia che cambia un po' tutto. Grazie a quella caduta si scoprì che quella ragazza aveva un brutto male alla testa. Lui aveva avuto dei piccoli problemi di muovere la mano, il braccio, però si pensava che era reumatismo, vespa, queste cose così. E invece per quella caduta lui, insomma, si scoprì che aveva questo, mi avete capito? Da lì poi venne portato in Francia e dopo varie operazioni riuscì a guarire, a tornare a casa, adesso è il papà di una bellissima famiglia. Riguardo a me, e che figura che avevo fatto. Comunque, tornai in chiesa, se c'ero andato con mano pazza, stavolta facevo un passo sì, uno no, vado, non vado, vabbè, ma non fa niente. Alla fine entrai, vidi la Madonna, e mi ha detto a chiedere scusa. Lei mi guardò, non me lo certo niente.